Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 6 giugno è San Norberto ed è la giornata mondiale della minigonna, istituita nel 2015 grazie all'instancabile impegno di Rashid Ben Othman, presidente della Lega per la difesa della laicità e della libertà, e dell'attivista femminista Najat Bayont. Questo evento si è originato da un gesto di solidarietà nei confronti di una ragazza algerina che a causa dell'indossare una minigonna troppo corta era stato proibito di sostenere un esame. Il coraggioso atto di protesta ha dato vita a una manifestazione che ha catturato l'attenzione di molte persone in tutto il mondo. Da quel giorno, ogni 6 giugno, la giornata mondiale della minigonna viene celebrata per onorare non solo il capo d'abbigliamento stesso, ma anche il diritto delle donne di esprimersi attraverso il proprio stile personale senza essere soggette a discriminazioni o pregiudizi. Oggi è anche la giornata nazionale del gnocco fritto e la giornata internazionale del moonshine. Letteralmente chiaro di luna, in realtà si tratta di un termine retaggio del periodo del proibizionismo riferito agli alcolici prodotti venduti del contrabbando. Tra i nati in questo giorno annoveriamo Thomas Mann, 1875. Tra gli scomparsi ricordiamo Robert Kennedy, 1968, e Ronald Reagan, 2004.